Ciao, noi siamo Chiara e Luca. Questo è Hit Your Time. Oggi prepareremo insieme dei cannoli alla crema super veloci e anche super buoni. Prendiamo una confezione di pasta sfoglia rettangolare e piano piano srotoliamola su di un piano. Ora con un coltello o con una rotella per pizza ricaviamo delle strisce di 2 cm di larghezza. Questa ricetta la troverete, come tante altre, sul nostro sito www.hityourtime.it. Prendiamo dell'acqua fredda e spegniamo le strisce. Questa è una ricetta salvatempo per un dolce facile e veloce. Prendiamo adesso degli stampi per cannoli. Noi abbiamo scelto questi qua piccolini, ma anche quelli a cono andranno bene ugualmente. Ungiamoli con dell'olio, con del burro oppure con uno staccante per torte. Mi raccomando, fatelo, sennò la pasta sfoglia rimarrà attaccata allo stampino. Prendiamo ora le strisce di pasta sfoglia e le arrotoliamo su ogni stampino. Ora è il momento di passarle nello zucchero semolato. E il nostro cannolo sarà pronto. Continuiamo così con tutte le restanti strisce. Non dimenticatevi di iscrivervi al nostro canale e di cliccare sulla campanella per essere avvisati ogni volta che uscirà il nostro video. Se vi è piaciuto mettete un bel like e condividetelo con tutti i vostri amici. Se volete cuocerli in forno, cuoceteli a 190 gradi per 20 minuti. O se come noi avete la friggitrice d'aria, basterà controllare che la friggitrice d'aria sia vuota prima di tutto. Preriscaldiamo a 195 gradi per 5 minuti. Una volta calda, inseriamo nel cestello un foglio di carta da forno, di modo che la pasta sfoglia non si attacchi alla griglia. Quindi disponiamo i cannoli uno vicino all'altro di modo che non si tocchino. Inforniamo ora a 195 gradi per 6 minuti. Esatto, 6 minuti, in soli 6 minuti avrete questi splendidi cannoli super belli. Guardate che meraviglia! Estraeteli quindi dal cestello e lasciateli raffreddare completamente. Nel frattempo preparate la crema pasticcera o, se come me non avete avuto tanto tempo, prendete una confezione di crema pasticcera già pronta. La troverete sia in busta, come quella che abbiamo utilizzato noi, sia nel bricco già pronta. Io ho utilizzato questa ed è fantastica. Seguite le indicazioni riportate sulla confezione. In questo caso le indicazioni dicevano di svuotare il contenuto della bustina in una ciotola e di aggiungere del latte freddo. Questa crema è subito pronta e senza cottura. Montare la crema con una frusta elettrica per 2 minuti. E voilà, la crema pasticcera è pronta. E mio marito non ha saputo resistere. Trasferiamo quindi la crema pasticcera in un sac à poche con una bocchetta a stella. Una volta freddi, togliere gli stampini dei cannoli e riempirli quindi con la crema pasticcera. Voilà, i nostri cannoli sono pronti. Soltanto 6 minuti per preparare questa delizia. Buon appetito e Hit Your Time!